siamo giunti alla gara più attesa, alla finale dei 100 metri piani a Eugene in Oregon, dove sono in corso di svolgimento i mondiali di atletica leggera. Purtroppo in questa finale non vedremo il nostro Marcel Jacobs, che ha dato forfait già dalla semifinale per i suoi problemi muscolari. Il forfait di Jacobs sarà anche riguarderà anche la staffetta 4%. Andiamo a vedere però i finalisti dei 100 metri e questi mondiali di Eugene. In prima corsia il giapponese Sunny Brown, 10.05 per lui nella semifinale. Aaron Brown, stesso cognome, canadese, però 10.06, ambedue ripescati, Brown sia il giapponese che il canadese. Poi Marvin Brace in terza corsia, Stati Uniti, sono quattro gli statunitensi, 9.93 in semifinale, a un 9.85 di personal best. E poi Fred Kelly, l'altro statunitense, forse il favorito, anche se non ha corso benissimo in semifinale, 10.02 per lui, 9.76 di personal best, è quello che ha impressionato di più perché ha stampato un 9.79. E poi Akani Simbine, sudafricano, 9.97 in semifinale, personal best è questo, è lo stesso in quinta corsia. In sesta corsia un altro dei favoriti, che ha battuto Jacobs nelle batterie, 9.90 per lui, Oblique Sevilla, giamaicano, 9.86 di personal best, 21enne, giovanissimo. Christian Coleman, il terzo statunitense, in settima corsia ha corso in 10.05, ma 9.76 di come migliore prestazione. E poi il quarto americano, Trevon Brommel, in ottava corsia, l'altro statunitense, con 9.97 stampato in semifinale. Quattro statunitensi, dunque gli Stati Uniti, l'America del Nord si è presa una grande rivincita per quanto riguarda i 100 metri dopo che a Tokyo sono stati battuti gli americani dal nostro Marcel Jacobs. Partita questa finale, andiamo a vedere nella corsia centrale. Fred Kelly sembra avere un buon abbrivio, ma c'è Coleman alla lotta tra Kelly e Bracy, alla fine tra Kelly e Bracy, andiamo a vedere è Kelly che dovrebbe aver vinto con 9.86, dunque aveva stampato un 10.02 in semifinale, ma poi 9.86 ha fatto vedere chi è il più forte. Questo è un atleta straordinario, è un atleta capace di correre sotto i 44 secondi nei 400 metri, sotto i 20 secondi nei 200 metri, e adesso si prende una grande rivincita dopo l'argento di Tokyo alle spalle del nostro Marcel Jacobs. 9.80 aveva stabilito questo primato europeo Marcel Jacobs, ma adesso si è preso una grande rivincita ai mondiali di Eugene, il tempio dell'atletica leggera in Oregon, Fred Kelly, andando a vincere questa finale. Meritata vittoria di Fred Kelly, che in realtà era stato il più veloce, Fred Kelly, nelle batterie, ha corso in 9.79, poi non aveva impressionato molto in semifinale 10.02, ma forse si era tenuto, e adesso questo atleta completo, ripeto, nei 100, 200 e 400 è uno dei pochi uomini al mondo, solamente tre uomini al mondo riescono a correre sotto i 44 secondi, sotto i 20 secondi e anche sotto i 10 secondi. Naturalmente si prende questa grande rivincita, erano quattro gli americani, come detto, Bracy, Kelly, che ha vinto l'oro, Coleman e Brommel. La vittoria è andata a Fred Kelly, Stati Uniti, e al secondo posto Marvin Bracy, e quindi Trevon Brommel. Bottino pieno degli americani in questa finale dei 100 metri.